Questo processo, come sapete, mi vede imputato di reato elettorale. Ieri, quando i miei avvocati si erano recati dal giudice per chiedere un'accelerazione del processo, perché avanzavamo la ragionevole previsione che questo processo potesse concludersi presto e positivamente. Colpo di scena, si ritorna, come nel gioco dell'oca, alla casella di partenza. È bene che si sappia che dopo 2 anni e mezzo circa di massacro mediatico e politico, non mi si è voluto interrogare. Io ho dovuto purtroppo ricorrere a lunghe conferenze stampe e a conferenze stampa, ricorderete, dopo il 29 marzo del 2010, e a lunghe dichiarazioni spontanee, avendo dall'altra parte del tavolo o voi, giornalisti e quindi i cittadini, o gente che non ha proferito parola a proposito delle dichiarazioni spontanee. L'aggravante dell'articolo 7 si basa su una novità intervenuta il giorno prima o 2 giorni prima, ma la richiesta dell'articolo 7 nasce da una qualche novità? Assolutamente no. Si fa riferimento alle dichiarazioni di Di Gati e alle dichiarazioni di D'Aquino, i quali hanno sempre sostenuto, tra l'altro, questo andatevi a rileggere gli atti, soprattutto nelle dichiarazioni rese nei primi mesi della loro collaborazione, che hanno votato per altra gente, per altri candidati. Lasciamo perdere che non li ho mai visti, che non hanno ricevuto né loro né nessun altro uno straccio di beneficio. Dice, gli abbiamo assunto per sbaglio un congiunto. Questa storia, vedete, ne vedremo e ne sentiremo delle belle. E io, rispettoso come sono della magistratura, mi difenderò nel processo. Mi auguro che questo un evento del genere non si verifichi. Mi dimetto e scattano i 90 giorni, meglio per quanto riguarda la mia volontà, dal 28-29 luglio. Dico 28-29 perché è la data ipotizzata non solo da me, ma perché frutto di larghe intese, si potrebbe dire, era stata fissata nel 28-29 di ottobre, per ragioni varie, anche climatiche.